tutti! Io sono Faith. E io sono Mart. E oggi saremo le vostre professoresse di italiano. E infatti vi insegneremo l'alfabeto. 3, 2, 1, attenti! Allora, iniziamo con la lettera A, che è la più facile. Lettera B! La lettera C, questa è facile, dai. Lettera D. Lettera E, ed è difficile, perché come facciamo la E? Vai, lettera F. Vabbè, uguale alla prima. La lettera G è la più difficile, credo. Come facciamo a fare la lettera G? Sembra che stiamo tipo sponsorizzando la Bosalco. Alto l'alto, l'alto. Lettera I, vabbè. L. 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 Stupida. M. M. Oddio. Più o meno. Dai, è una M, vero? Sì, sì. Dite che è una M, sì, sì. Adesso ci voglio vedere a farla. Cioè, N. No. Perfetto. Ah, noi la stiamo già facendo senza neanche accorgerci. Questa è la lettera N. Miei cari alunni, imparate questa, la lettera N. O. O. Ok, lettera... È una O. Vai, ragazze, lettera Q. Allora, la R ce l'ho di nuovo alla prima. Eccola. Più complicata del mondo, io sto sicura. RS. Mi metto pure S così. Bella parte di S. Tu vuoi? Hai due api. No! Prendermi in angioletto. Non va bene così. Non fare complicate. Se no basta fare così. La T. Questa è la... Basta. La U. U è facile, siediti. In mezzo alle api. È questa in mezzo. E la B. Z. Perché esiste la Z? La Z come la S. La Z come la S. Non, non esiste nell'alfabeto, cioè, di Faith. Ma poi in due faremo una Z. Bene, questa era la nostra prima lezione di italiano. Speriamo che vi sia piaciuta. E niente, condividete, mi piace, commentate. E speriamo abbiate imparato l'alfabeto, perché è è molto importante l'alfabeto. Esatto. E la prossima volta magari facciamo un video sui congiuntivi. Ci vediamo al prossimo video.